Ad Auto e Moto d'Epoca 2023 non ci sono solamente concessionari o battitori d'asta, ma c'è anche Mafra, anche perché, diciamoci la verità, quale auto più di quella storica necessita di cure veramente precise, fatte in un certo modo? Allora, che cosa proponete qua a Bologna per gli appassionati di auto storiche? Ciao Lorenzo, allora ovviamente tu hai ragione, tutte le auto storiche hanno bisogno di una cura sicuramente maggiore, ma in realtà tutte le auto hanno bisogno di essere coccolate con i prodotti giusti. Qua ad Automoto d'Epoca Bologna, primo anno della fiera a Bologna, fino allo scorso anno eravamo a Padova, proponiamo una linea più completa che mai, perché ci sono tantissime novità inserite quest'anno, nel 2023, all'interno della nostra gamma, sia Mafra che Maniac Line che Labo Cosmetica. Ce n'è veramente per tutti i gusti, per il professionista, per l'appassionato, l'entusiasta, quello che non si accontenta di un prodotto diciamo di utilizzo semplice e diciamo generalizzato, e anche ovviamente i prodotti Mafra, che sono i prodotti più facili da utilizzare, con cui si può ottenere un risultato eccezionale in pochissimo tempo e sono adatti veramente a tutti. Come vedi alle mie spalle c'è un esemplare stupendo di Delta realizzata da Mickey Biesion. Questo è uno degli 8 esemplari che lui ha totalmente realizzato da zero, le ha prese, le ha praticamente portate alla miniera, le ha restaurate completamente fino alle rondelline addirittura, ed è un'auto stupenda. Lui è il nostro brand ambassador ormai da 2 anni. Come vedi alle mie spalle c'è una bellissima gigantografia di Mickey mentre sta utilizzando una delle nostre ultime novità, che è il nostro prodotto waterless di Mafra per il lavaggio auto senza acqua, perché come sappiamo ci sono situazioni in cui non è possibile utilizzare l'acqua. L'acqua sappiamo benissimo che è un bene prezioso, è sicuramente il metodo migliore per prendersi cura della propria auto, ma ad esempio nelle città, nei condomini o quando si è fuori non si ha la possibilità di accedere all'acqua, waterless è il prodotto ideale per poterla portare allo splendore iniziale, ovviamente se lo sporco non è fango o non è uno sporco veramente grossolano. In quel caso consigliamo sempre di andare o l'autolavaggio o lavar l'auto a mano. In questo momento i nostri due detailer, abbiamo Fabio D'Avegna, il nostro master detailer che si occupa anche della formazione dei professionisti, sta applicando un nuovo prodotto della linea Labo Cosmetica nel nuovo packaging. Questo è un prodotto per vetri, ci abbiamo impiegato diversi anni per svilupparlo, perché sappiamo tutti che Labo Cosmetica non si accontenta di prodotti formulati normali, deve sempre dare qualcosa in più, qualcosa di diverso. Nitid è un prodotto eccezionale per prendersi cura dei vetri, dei cristalli della propria auto, è una formula in gel che permette una chiarezza visiva pazzesca senza precedenti. Con questo prodotto chiunque può prendersi cura dei vetri della propria auto senza aloni, senza striature e avendo un risultato finale veramente eccezionale, una chiarezza visiva veramente profonda, e questo ci permette anche di essere più sicuri durante la guida. Grazie Fabio. Un'altra cosa che ti vorrei far notare: sopra l'auto vedi che c'è un kit. Questo kit è stato realizzato in collaborazione con Mickey Biesion ed è una selezione di ben 10 referenze per prendersi cura della Delta sia fuori che dentro. Ogni Delta è equipaggiata al suo interno con questo kit, quindi è un kit veramente esclusivo, è un kit che viene dato insieme all'equipaggio di serie della macchina, e è stata veramente un'operazione perfettamente riuscita, un grandissimo orgoglio. Tra l'altro abbiamo già molte richieste per poterne realizzare degli altri prodotti per l'esterno. Poi se si gira c'è tutta la linea di prodotti per l'interno, quindi l'anti-rain, il prodotto per i tessuti, per la pelle, insomma c'è veramente tutto. Lorenzo, ma le novità non sono finite. Marco Sarro, il nostro detailer professionista, anche lui uno dei nostri primi detailer, anche lui fa corsi, insomma è una garanzia sul mondo della cura e manutenzione dell'auto e sul ripristino dell'auto nelle condizioni migliori, sta applicando un nuovo prodotto della Labo Cosmetica sempre, che è il nero gomme. È un nero gomme che ti permette di avere una rifinitura, guarda che differenza, è incredibile, tra l'altro è super resistente, cioè resiste a tantissimi lavaggi. Non è una cosa banale per un nero gomme.
e tra l'altro non appiccica. Stiamo parlando di un prodotto che una volta applicato non appiccica, quindi vuol dire che quando tu lo applichi, quando poi vai in strada eccetera, non si appiccica sopra la polvere, lo sporco stradale. L'altra cosa molto bella è che tu puoi decidere l'intensità di lucentezza dare al pneumatico. Quindi se allo pneumatico vuoi dare una lucentezza maggiore, lo applichi 2-3 volte, lui si stratifica a forma dei layer. Se vuoi avere un aspetto più opaco, lo dai una sola volta, lo tiri e una volta tirato lui si asciuga e diventa opaco, rimane opaco, ma la cosa bella è che rimane uniforme. La cosa difficile del nero gomme è dare un'uniformità alla rifinitura. Con questo prodotto si riesce ad ottenere una rifinitura sempre omogenea, senza le classiche ragnatele, che si chiamano così in gergo, che sono antiestetiche. Vieni con me, ti faccio vedere altre novità di quest'anno. Mickey Bizion stava utilizzando in quella gigantografia Waterless, come vi dicevo. Prodotto in formato 750, riesce a farci tranquillamente, a pulire l'auto tranquillamente almeno 2-3 volte con un flacone del genere. Ed è un prodotto adatto per tutto, dalla carrozzeria, ai cerchi, ai vetri, senza nessun problema, non crea aloni di nessun tipo. Ed è velocissimo da utilizzare. È chiaro che esiste, bisogna avere una tecnica per pulire a secco, no? Bisogna erogare bene il prodotto sulla superficie per renderla molto lubrificata, piegare il panno in quattro parti e mentre si passa si deve alzare il panno in modo tale che lo sporco rimane attaccato al panno e non va a contatto più con la carrozzeria. La tecnica è molto semplice. Per un'auto come di queste dimensioni, come questa Delta bellissima, se ne consumano circa dagli 8 ai 10 panni per far tutta l'auto, ma il risultato è eccezionale, con un gloss veramente profondo. Prodotto storico di Mafra ormai, arrivato abbiamo fatto un upgrade importante, donando alla carrozzeria più gloss e più protezione. Questo ormai è diventato una garanzia, molti di voi già lo conoscono, ha un profumo buonissimo, quindi quando si usa la Stach lo si sente anche nell'aria il profumo, e è una garanzia che consiglio a tutti gli appassionati di auto, soprattutto ai raduni, per dare quell'ultimo tocco per rendere l'auto perfetta in ogni condizione. Invece Fast Cleaner cambia un pochino veste. Adesso il Fast Cleaner è diventato, con la nuova formula, 3 in 1, può essere usato come pulitore rapido da tenere sempre in macchina, quindi dopo un viaggio il classico moscerino fresco, ok? Perché se è un moscerino da 48 ore sopra l'auto, allora bisogna andare in maniera un po' più forte con il nostro killer. Ma se è un moscerino fresco, lo si può, scusate, eliminare con Fast Cleaner, ok? Anche il guano degli uccelli, fastidiosissimo. Può essere anche un aiuto all'asciugatura. Una volta che avete lavato l'auto, l'avete risciacquato, se spruzzate, erogate su tutta la carrozzeria Fast Cleaner, questo diventa ancora più facile asciugarla col panno super dryer, perché riesce a far scivolare di più l'acqua, quindi avrete una carrozzeria asciutta e più lucida. Ma non solo, è anche un lubrificante per clay bar. La clay bar è quell'argilla che viene utilizzata prima della lucidatura per decontaminare meccanicamente la vettura. Cosa succede? Soprattutto per le auto che si trovano vicino a dei binari del tram piuttosto che in città, spesso la carrozzeria dopo anni risulta ruvida al tatto. Con questo prodotto, abbinato alla clay bar, riuscite a portarla praticamente, a levigarla, dopodiché ovviamente ci vorrà una lucidatura per portare il gloss allo splendore iniziale. Però è un prodotto eccezionale, è un 3 in 1 che consiglio sempre di portare in auto, perché è veramente un alleato in qualsiasi situazione. Volevamo spostarci adesso su questo cofano dove Giovanni Tartamella di Vapor Trapani, uno dei nostri detailer professionisti, sta lucidando il cofano per dimostrare appunto la bontà dei prodotti di lucidatura e come comunque in qualche modo sia facile anche riportare, ripristinare una carrozzeria nelle condizioni iniziali migliori. Già questa parte è stata corretta e rifinita. Sì, noi abbiamo mascherato questo quadrato in modo tale da far vedere adesso la differenza tra la parte non trattata e quella trattata. Togliamo gli ultimi residui. Ecco, quello che si vede, guarda, se tu vedi, quando puntiamo una luce come questa perpendicolare,
vediamo che da sul lato sinistro ci sono graffi, la carrozzeria e la vernice è opacizzata, ok, piena di swirls, questi cerchi concentrici si chiamano swirls, mentre da questa parte, dopo quanti step hai fatto? Due step, leggero, ok, sì, sì. Quindi dopo 10 minuti di lavoro, guardiamo la differenza. Passo lentamente la luce, qua è perfettamente specchiata, senza difetti, da questo lato, man mano che mi avvicino verso l'esterno di questo rettangolo, vediamo che compaiono tutti i difetti che c'erano inizialmente. E guardate anche l'intensità di gloss come cambia, qua abbiamo un gloss molto profondo, i brillantini esplodono, ok? Mentre da questo lato è tutto molto più opaco. Tutto questo si riesce a ottenere grazie all'utilizzo di rotor orbitale, allora, abbiamo utilizzato o rotativa in questo caso. Rotativa con tampone in lana, è audace. Quindi con la giusta tecnica ci permette di avere un ottimo taglio, quindi un'ottima correzione. Correzione significa eliminare quelle imperfezioni che sono appunto sulla superficie, quindi che siano riz, che siano svirle. E poi abbiamo fatto una rifinitura con un tampone medio duro, utilizzando il leale. Il leale ci ha permesso di ottenere già quella rifinitura pazzesca, quel gloss. Bello. Grazie Giovanni. Grazie a voi. Continuiamo, Lorenzo, continuiamo il tour. Ad Automoto d'Epoca potete trovare ovviamente anche tutta la linea Maniac Line. È una linea dedicata agli appassionati, agli entusiasti, per coloro che non si accontentano della linea Mafra, che è già comunque una grande soluzione, offre grande soluzione per la cura totale dell'auto, ma vogliono qualcosa di più, qualcosa che si avvicini al concetto di detailing. Quindi sì, ci vuole un po' più di tecnica, il risultato finale è eccezionale. Abbiamo anche qua delle novità molto interessanti, waterless di Maniac Line. Cos'è la differenza tra questo waterless e il waterless di Mafra? Questo è un prodotto pronto all'uso, quindi non dovete diluirlo, è un prodotto che fa praticamente tutto. Questo invece è un prodotto che è concentrato, e concentrato vuol dire che può essere diluito fino a 1:15 e può l'utente può decidere, in base allo sporco che si trova davanti, se utilizzarlo 1:5 per lo sporco più pesante, tipo quello che si deposita sui cerchi in lega, sui cerchioni, oppure utilizzarlo fino a 1:15 per la pulizia di mantenimento. Quello che consigliamo noi è una diluizione di 1:10. La cosa, l'innovazione di questo prodotto è la sua tecnologia dual clima. Può essere utilizzato in qualsiasi temperatura esterna perché non si asciuga, e questo gli permette appunto di essere facilmente utilizzabile anche sotto al sole, senza creare aloni e con una stesura perfetta e una rifinitura veramente con un gloss profondo. Qua poi abbiamo tutto, diciamo, il resto della gamma, e ti volevo far vedere anche un'altra novità. Questo è uno dei prodotti migliori in assoluto per la pulizia dei vetri, Glass Cleaner and Degreaser. Se vieni con me ti faccio vedere anche un'altra novità introdotta da poco, ti parlo neanche un mese fa, all'interno della gamma Maniac Line. Si tratta di Rain Speed. Rain Speed che cos'è? È un anti-rain applicato sul parabrezza, permette all'acqua di scivolare con molta più facilità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che una volta applicato, se dovesse piovere, già a 50-60 km orari l'acqua scivola via, quindi scorre verso l'alto, e voi non dovete neanche più usare i tergicristalli in questo caso. Ed è un prodotto che aumenta la sicurezza di guida, soprattutto in città, soprattutto quando ci sono tante luci, quando piove e ci sono tante luci in città, è molto faticoso per la vista guidare. Questo prodotto aiuta perché fa scivolare l'acqua verso l'alto, quindi avrete sempre il parabrezza limpido. Non solo, attivando i tergicristalli non saltereranno più, quindi avrete anche una uniformità dedicata alla pulizia dei vetri mentre i tergicristalli stanno andando meccanicamente. È un prodotto che consiglio a tutti, è un prodotto nuovo, lo trovate sul nostro sito Mafra Shop, oppure che in fiera padiglione 30, stand A70, potete acquistarlo qua comodamente, come tutti i prodotti della linea Mafra, Maniac e Labo Cosmetica. Perfetto.
qualcosa che si... Allora, non faccio, è uno stand, ne ho ancora, è ancora un po' di novità a farti vedere, però sarò velocissimo. Questa è una novità che non è ormai più una novità perché l'abbiamo già presentata l'anno scorso, però è qualcosa che ancora fa fatica a entrare nella routine di bellezza della cura dell'auto per gli appassionati. L'utilizzo dei pennelli per la pulizia meccanica di quelli che sono gli interni dell'auto, in questo caso perché ho in mano un pennello con le setole Lime, quindi più morbide, ok? Questo ci permette di aumentare l'azione, diciamo, il potere pulente del prodotto, perché andremo a agire meccanicamente sulla superficie con un'azione a movimenti circolari, e questo aumenta chiaramente l'effetto pulente del detergente. È costituito in setole in Crex di Dupont, è un materiale molto performante, super delicato. Le setole sono, i filamenti sono ricavati per estrusione. Perché dico questo? Non lo vedete adesso da questo video, ma la punta di questo, vediamo se riesco, ok, la punta di questo pennello, le punte sono morbide e sono leggermente ripiegate, quindi sono super soffici, hanno una base più rigida, ok, e in punta man mano che si arriva al bianco si assottigliano sempre di più per creare una superficie di contatto morbida e sicura. Cosa si differenzia rispetto ai pennello invece red? Adesso ve lo faccio vedere. Il pennello red ha dei filamenti tecnicamente realizzati nello stesso modo dei filamenti Lime, ma è leggermente più corto ed è più rigido. Questo perché? Perché l'azione meccanica di questo pennello è utile per la pulizia di parti più resistenti, quindi meno delicate, come possono essere i cerchi, come può essere il vano motore, insomma tutte quelle zone in cui le battute, tutte quelle zone in cui abbiamo bisogno di un'azione meccanica un po' più resistente, ok? Sempre però in totale sicurezza, perché i filamenti sono super morbidi anche in questo caso. Guarda che densità che hanno, la densità dei filamenti rispetto a ai pennelli che troviamo magari banalmente su Amazon, di altre marche, magari, non voglio dire niente, ma quelli cinesi, con filamenti in nylon più spessi. Quelli non vanno bene assolutamente perché quelli danneggiano la superficie. Questi filamenti invece sono molto densi, sono super fini, come puoi vedere, permettono di intrappolare il detergente al loro interno senza farlo colare e quindi di azionarlo sulla superficie in maniera meccanica e farlo lavorare meglio. Questi sono due oggetti che vanno sicuramente all'interno di una routine di pulizia perché sono essenziali. E alla fine ti faccio vedere anche quest'ultima, questa è la vera novità di questa fiera, è un prodotto che abbiamo presentato qualche giorno fa, è la nuova spazzola VPL Cleaner di Labo Cosmetica. VPL sta per Vinyl Plastic Leather, quindi è un prodotto che va bene, una spazzola che va bene per la pulizia di vinili, plastiche e pelle. Le setole in questo caso sono morbidissime, anche in questo caso servono per azionare sezione di detergente meccanicamente sulla superficie, ok? E quello ti permette di essere più incisivo sullo sporco che devi andare a eliminare. Se vieni con me ti faccio vedere come funziona direttamente su un sedile in pelle. Mi fai vedere come utilizziamo la nuova spazzola VPL? Lo fai vedere ai nostri amici di Motore Online. Spruzzo il prodotto, in questo caso Charm. Estendere il prodotto, poi senza insistere più di tanto, con le spazzole vanno molto bene sia per la pelle, per il vinile e per la plastica. Vado a fare questo tipo di lavoro. Questa era particolarmente sporca. Chiuso il guanto in dotazione. Adesso vediamo il risultato. Logicamente manca la crema e la applicheremo successivamente quando sarà un po' più asciutta. Qual è la differenza? Beh, penso proprio di sì, no? Notevole, notevole. Poi sarà la crema, il nutrient che è all'interno del kit, con il suo apposito pad,
e poi per il mantenimento andremo ad usare, che è sparita, il latte idratante per mantenere il risultato. Lorenzo, c'è veramente di tutto per qualsiasi esigenza. Si tratta di pulizia auto dall'amatore al professionista. Io invito tutti a venirci a trovare qua ad Automoto d'Epoca, padiglione 30, stand A70, perché abbiamo qualsiasi soluzione alle esigenze di chi veramente vuole prendersi cura della propria auto, che sia auto d'epoca, moderna o, perché no, anche moto.